Dunque, siamo con Mister Carini del San Luca. Ben ritrovato, mister. Buonasera. In primis, un derby con una bella cornice di pubblico, e questa forse è la cosa più importante sotto certi aspetti, perché comunque di sabato pomeriggio una tribuna così piena è senz'altro un bel vedere, soprattutto in un campionato come quello di promozione. Sì, certo. Vuol dire che comunque la gente è attaccata a squadra, sia a San Luca che comunque anche dell'Africo. La gente magari è incuriosita anche da questo derby, da due squadre che comunque stanno facendo un bel campionato, dovuto vedere una partita sicuramente molto maschia. Sicuramente oggi è stata anche un'occasione per far vedere comunque che il campionato di promozione cresce anno dopo anno. È una partita maschia, diceva il nostro inviato, ci ha raccontato anche sotto certi aspetti una partita in qualche modo bloccata, un classico derby come magari si possono vedere anche in categorie superiori. Ecco, ha pesato di più il campanile, l'interesse di classifica dell'Africo, qualche brutto ricordo sui derby precedenti? Ecco, diciamo, cosa ha inciso sul non avere lo spettacolo al quale tra l'altro siamo stati anche abituati, anche dalla sua squadra nelle ultime settimane, che ha segnato tantissimo? Sì, oggi purtroppo, a quanto si è visto, il campo era bello a vedersi in superficie, ma troppo sconnesso sotto. La palla non rimbalzava bene, i miei hanno fatto fatica a giocare, sinceramente. L'Africo ha giocato molto sulle seconde palle, quindi ha giocato molto lanci per l'attaccante e per andare a ricerca di queste seconde palle, per andare a fare male poi in profondità. Noi abbiamo cercato di giocare soprattutto il primo tempo, ma non ci è riuscito come al solito, ecco. Comunque grazie all'invenzione di Mammoliti eravamo passati in vantaggio, stavamo gestendo la situazione per bene, e a fine primo tempo siamo andati negli spogliatoi in vantaggio di gol, direi anche meritato. Poi purtroppo nel secondo tempo non siamo entrati con la stessa verde del primo, un po' con queste giocate lunghe un po' ci ha schiacciato, un po' l'Africo ci ha schiacciato, un po' abbiamo avuto l'occasionissima a tu per tu col portiere, a tu per tu con Naciaval, che a botta sicura ha colpito il portiere. Nell'azione dopo c'è stato un rigore molto dubbio, a mio avviso molto dubbio, il rigore di Carbone, sì, poi hanno segnato 1-1, abbiamo continuato a giocare, però là in quel momento abbiamo rischiato anche di perderla, perché comunque noi poi ci siamo tirati un po' troppo indietro, forse abbiamo fatto 70 minuti a ritmi abbastanza alti, e ci siamo tirati un po' indietro, abbiamo rischiato anche di perderla. Il mio portiere ha fatto un grande intervento sui due attaccanti dell'Africo consecutivi e ha salvato anche la partita, ecco. Il rammarico è che 2-0 siamo passati ad 1-1, ho fatto 2-0, la partita ormai era andata in porto, ecco, stavamo controllando abbastanza bene. Purtroppo dopo il gol sbagliato è entrato magari un po' di insicurezza, loro hanno avuto quello scatto che non hanno avuto fino ad allora in più e hanno pareggiato la partita, e ti dico, alla fine abbiamo rischiato anche di perderla, anche se poi alla fine, se vai a vedere il pareggio, mi sembra un po' più giusto, alla fine abbiamo giocato un tempo a testa, ecco. Gol sbagliato, gol subito, diceva. Prossimo turno contro il Gioiosa Ionica, le cosiddette partite che si preparano da sole, visto che si gioca contro la seconda in classifica. Sì, ai miei io ho detto anche oggi, ho detto noi non abbiamo niente più da perdere, penso noi dobbiamo il campionato fino alla fine, come ho detto all'inizio, io voglio fare tipo sì, anche loro, quindi noi ci dobbiamo giocare tutte le partite. Quando sono arrivato ho detto che sarebbe il campionato con più punti così, facendo diventare gente, è un calcio mediocre, che comunque siamo in azione, la qualità dobbiamo alzare domenica dopo domenica, sempre cercando di giocare a pallone, ecco. Mi sembra che in queste prime settimane ci siamo riusciti, ci siamo divertiti, abbiamo segnato, e oggi abbiamo avuto nel primo tempo, abbiamo occasionissime nel secondo tempo della partita,
perché poi là si partite e finisce anche in Corea questa e poi le partite vive soli. L'episodio questa volta abbiamo pareggiato la partita, cosa mi piace comunque abbiamo ancora ottenuto il risultato positivo, non perdiamo da tanti turni, da quando sono arrivato io abbiamo perso, abbiamo fatto male solo una partita purtroppo nel derby con Bovarino, poi peraltro non posso dire niente ai miei ragazzi, stanno giocando veramente un bel calcio, si stanno divertendo e soprattutto stanno divertendo, la gente viene con piacere a vedere la mia squadra e a me questo fa piacere.